Che è successo? L'arresto anomalo su Epic Games. Quindi in questo caso, se avete problemi con Epic Games, ci sono tante, ma veramente tante opzioni per risolvere così questo problema riguardo a Epic Games, che si chiude così a caso quando stai giocando. Si chiude il gioco, si chiude Epic Games, quindi crasha del tutto. Quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato un paio di link, quindi seguiremo ogni singolo passaggio di Epic Games, la pagina del supporto di Epic Games, più altri metodi che spesso facevo sui tutorial di Fortnite. Quindi in questo caso andiamo direttamente così sulla risoluzione dei problemi del launcher di Epic Games. Quindi in questo caso dobbiamo sempre controllare lo stato del server, controllare sempre gli aggiornamenti, verificare se abbiamo i requisiti del programma, disattivare l'ottimizzazione a schermo intero, svuotare così tutte le cache, reinstallare così il launcher, aggiornare i driver e avviare così sempre Epic Games come amministratore. Quindi in questo caso andiamo prima a vedere se dobbiamo fare qualche aggiornamento sul nostro sistema oppure aggiornare così i server di Epic Games. Quindi andiamo direttamente su Epic Games. Ovviamente possiamo sempre andare sul nostro profilo, andare su impostazioni, se scende fino a giù fino a trovare così risolvi i problemi, possiamo prima vedere che tipo di problema hai e poi andare a risolvere il problema. Quindi se andiamo su risolvi i problemi, endpoint regionale, qui ci dice che abbiamo tutto nella norma, tutto perfetto, requisiti minimi perfetti, requisiti consigliati, dice Windows 10, ma io ovviamente ho Windows 11 e non ho problemi con Epic Games. Quindi poi chiudiamo un attimo Epic Games, andiamo direttamente nella cartella di AppData, quindi scrivi esegui qua sopra, esegui percento AppData percento, fai ok, vai su AppData local, scendi fino giù fino a trovare così la cartella di Epic Games Launcher, ci clicchiamo dentro, save la cartella web cache trattino 4430, la cancelli, se c'è pure vai su config, crash report client, cancella cartella questa qua e basta. Una volta fatto apriamo così Epic Games per vedere se ci sono altri problemi, tipo se crash oppure ci dice di fare di nuovo l'accesso. Ok, tutto a posto, se non si avvia del tutto cancella la cartella di Epic Games, cancelliamo così, chiudiamo un attimo Epic Games, cancelliamo la cartella di Epic Games e svuotiamo il cestino. Come prossimo passaggio andiamo direttamente ad aggiornare i driver della nostra scheda video, quindi i driver da aggiornare, come puoi vedere se vai su gestione dispositivi, se devi fare qualche aggiornamento sulla tua scheda, schede video, questa scheda video, aggiorna driver, se no andiamo direttamente sul sito. Questa è per aggiornare così la scheda grafica Nvidia, questo per aggiornare così la scheda grafica AMD. Qui scegli così il tuo prodotto, lo invii e scarichi così il tuo aggiornamento. Per Nvidia invece tipo di prodotto metto GeForce, serie di prodotto metto 1660 Super GeForce serie 16, 1660 Super, Windows 11, italiano, tipo di download, tutto, avviare la ricerca. Ed eccoli qua i risultati dei driver che dobbiamo scaricare. Gli ultimi aggiornamenti che devi fare è quello del 5 marzo. Ormai GeForce Experience non esiste più. Per quelli che vogliono scaricarlo possono scaricarlo, però ora esiste Nvidia App. Nvidia App per controllare così la tua scheda, come puoi vedere se vado su Nvidia. Questo è il nuovo pannello per aggiornare la scheda grafica. Driver ed eccoli qua. E io devo fare l'aggiornamento. Rilasciati il 5 di marzo e devo ancora installare questo aggiornamento. Una volta fatto abbiamo svuotato così il cache di Epic Games, verificato se abbiamo i requisiti di sistema, fare gli aggiornamenti
la scheda grafica Nvidia e AMD. E ora non ci resta che andare direttamente su Epic Games. Scrivi qua Epic Games, apri percorso file, tasto destro sopra, apri percorso file ed eccole qua, tutti i file di Epic Games nella cartella di Epic Games, i file DLL, eccoli qua. Quindi Epic Games, eccolo qua, Epic Online Service. Questo qua, se vai su servizi, scendi fino a giù fino a trovare così il servizio Epic Online Service, è lo stesso nella sua cartella Epic Online Service, e questo qua lo devi tenere attivo. Avvia. Una volta avviato il servizio, ci clicchi sopra, tipo di avvio metti automatico, fai applica e fai ok. Chiudi qua. Andiamo su Epic Online Service, tasto destro sopra, mostra tre opzioni e proprietà. Compatibilità, disabilito di limitazione schermo intero, esegui questo programma come amministratore e fai ok. Fai la stessa cosa anche nella cartella di Epic Games, quindi del launcher, engine, Binaries V64, scendi fino a giù fino a trovare Epic Games Launcher. Mostra altre opzioni e proprietà, compatibilità, disabilito, ottimizzazione schermo intero, esegui questo programma sempre come amministratore e fai applica. Modifica impostazione di più elevati, sistema avanzato, fai ok. Se ti dice un errore riguardo a una firma digitale del contratto, firme digitali, ed eccole qua, lunedì 4 marzo, ci clicchi sopra, visualizza certificato, installa certificato, utente corrente, fai avanti, fine, importazione completata e chiudi qua. Una volta fatto, quello che ci resta da fare è andare su Epic Games. Ovviamente abbiamo cancellato, svuotato così le cache, quindi dobbiamo rifare l'accesso al nostro account. Un altro procedimento che vi posso consigliare è quello di reinstallare il launcher di Epic Games. Ovviamente reinstallare così il launcher, tu disinstallerai così tutti i giochi. Però è un bene, perché poi disinstalli il launcher, reinstalli di nuovo il launcher e fai anche la verifica ai due giochi e aggiorni pure Epic Games all'ultima versione. Quindi io adesso rifaccio l'accesso al mio account. Una volta fatto, andiamo direttamente, chiudiamo un attimo Epic Games come ultimo passaggio. È quello di andare su CMD, prompt e comandi, segui come amministratore, SFC spazio slash scanno. E partirà così l'avvio all'analisi del sistema. Se ci sono dei file corrotti, li aggiusterà così l'SFC scanno. Se non dovesse funzionare con tutti questi metodi, commenta sotto al video e fammi sapere quale altro errore ti esce su Epic Games. Fammelo sapere e farò un'altra guida. Ti consiglio di guardare le altre guide su come risolvere i problemi di Fortnite e Epic Games. Tutto nella scheda in alto a destra nel video. Se questo video ti è stato utilissimo, iscriviti, lascia like. Una volta completata così le analisi, chiudi così il CMD e riavvia il tuo sistema operativo. Un altro consiglio che vi posso dare è: quando vai ad avviare Epic Games, cancella le cache in app data e poi avvia Epic Games e rifai l'accesso e poi ti metti a giocare. Ok? Fallo sempre per non avere sempre questi problemi al crash anomalo di Epic Games. Grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!